Buondì! Oggi facciamo un altro video consigli e sconsigli per gli acquisti e parleremo di... Ho già perso due cose che volevo far vedere. Perché? Ah, ok, erano qua sotto la coscia. E parliamo oggi di matite per le sopracciglia, che le sopracciglia sono un po' il mio cruccio. Allora, da questa parte io ho un buco gigante, chi di voi mi segue da un po' già lo sa, buco che mi porto dietro da quando, Harry, stai fermo, da quando nel 2000 un estetista francese mi fece le sopracciglia sottilissime. Io poi da lì tiravo a tutta forza, non mi sono mai ricresciuta in questo buco, quindi io tutte le mattine matita me lo devo riempire. Perché non ho mai fatto il tatuaggio? Perché ho paura che poi l'effetto non mi piaccia. Ho visto che adesso c'è questa nuova tecnica che invece che fare, che riempire proprio che dà quell'effetto un po' finto che a me non piace, fanno tutti questi trattini che vanno praticamente a simulare il pelo. Quella tecnica mi piace molto, però se non sbaglio sono 300 cucuzze, insomma, fra una cosa e un'altra non l'ho mai fatto, vado di matite, va bene così. Ne ho diverse, volevo parlarvi oggi di quattro matite, partendo da quella che mi piace meno, che mi fa proprio schifo, a quella che proprio consiglio, quindi dagli sconsigli ai consigli per gli acquisti. La matita che vi sconsiglio personalmente nella maniera più assoluta è quella di Sephora, le ho dato più possibilità, io ho il 02 Moyen Medium. Le ho dato più possibilità, non mi sono voluta rassegnare, ma alla fine ho proprio dovuto abbandonare. Allora, innanzitutto io adesso sto colorando sulla mano e sto calcando tantissimo finché si veda qualcosa. Il colore è ok, per carità, niente di sconvolgente. Il problema è la consistenza di questa matita, che è molto cerosa. Quindi innanzitutto mi dà fastidio il fatto che io debba calcare per far venire, premere per far venire fuori il colore. Secondo, se per caso voi volete andare a ripassare sopra una zona dove volete più colore, fa il grumino, perché avendo questa consistenza veramente cerosa, fa il grum, fa il pasticcetto, non mi piace per niente. Non è una matita facile da usare, non è neanche particolarmente economica, perché alla fine i prodotti marchio Sephora non sono economicissimi, anzi. Quindi per me assolutamente no, la matita è questa e per me è bocciata. Una matita che assolutamente non boccio, ma è al terzo posto per il semplice fatto che ne ho quattro, quindi insomma lei la metto al terzo perché le altre due mi piacciono di più, ed è un Ni in realtà, è questa di Essence. Anche qui, non so se voi vedete, io sto calcando un pochettino affinché si veda il colore e anche qui dove ho passato più volte si vedono già un pochettino i grumini, però rispetto all'altra ha un colore è più da bionde probabilmente questo colore qui. Io che colore ho preso? Il 04 blonde, ecco, forse mi sono sbagliata io nel prendere il colore. Non è una matita che boccio, semplicemente a parità di prezzo vi consiglio quella che ho messo al secondo posto. Quindi questa è un ok, quando la utilizzo non sono particolarmente entusiasta, ma non sono nemmeno schifata. È un gnec, le diamo la sufficienza 6, mentre questo è un 4, questo è un 6. Le prossime matite che io vi faccio vedere mi strapiacciono entrambe. Una va al podio per un motivo che poi vi dirò fra un minuto. Al secondo posto metto la matita di Catrice. Allora, innanzitutto, come potete vedere, io ne ho due, perché appena una si assottiglia corro a prendere l'altra. Questa è ormai la terza che acquisto. Questa è nel mio beauty da lavoro. Allora vi faccio vedere. Vado. Ok, questo è il colore. Calco un po' di meno rispetto alle altre, considerate che questa è anche piuttosto vecchiotta. È una matita perfetta, cioè il colore è giusto, è il mio. Riesco a fare la forma che mi piace. Costa poco, perché cosa costerà? Sui 3 euro. Tiene, perché tiene abbastanza tutta la giornata. Se poi ci metto il suo gelino sopra siamo a posto. Quindi questa è una matita strapromossa. Se volete spendere poco e avete bisogno di una matita per le sopracciglia, io consiglio sempre questa di Catrice, perché nel caso poi comunque voi non vi trovaste bene, comunque non costa tanto. Io per anni ho utilizzato una matita di Helena Rubinstein che adoravo, non lo so, adesso non ne ho bisogno perché ne ho diverse da far fuori, però ecco, di sicuro era una matita molto più cara. Se non mi fossi trovata bene con quella matita lì, avrei magari speso 15 euro invece che 3. Quindi ecco, questa di Catrice è proprio la mia matita per le sopracciglia.
Ultimamente però è arrivata lei, è arrivata la Brow Wiz di Anastasia Beverlys, che io metto al primo posto, però questa in Italia non si trova, quindi in realtà è un primo posto farlocco, perché o ve la comprate quando andate negli Stati Uniti, o la ordinate da qualche sito, o se qualche vostra amica va in vacanza negli Stati Uniti, come ho fatto io, ve la fate comprare. Allora, questa matita in realtà non è che... allora... Eccola qui, vi faccio vedere il colore. Un po' tutte queste matite in effetti vanno premute. E quella più in cima. Allora, notate innanzitutto quanto sia sottile il tratto rispetto a queste due che comunque ho utilizzato da temperate. Perché ha questa punta piccola, 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 che quindi vi permette di fare anche la codina piccola, piccola. Io oggi le ho fatte con Catrice, non con questa. Quindi perché per me questa è al primo posto? Innanzitutto perché... non va temperata, è una matita che lei esce, girate e sbuca, quindi non avete bisogno di portarvi il temperino, è molto sottile, potete metterla in borsetta, in qualsiasi beauty, non avrete mai il problema di temperarla. Fa questa linea sottile, 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 che quindi vi permette anche di andare a definire le codine, laddove una linea spessa risulterebbe troppo spessa. E poi scrive bene, quindi per me è perfetta, non va temperata, scrive, dura, al tratto sottile sottile, ci fosse qui in Italia probabilmente comprerei solo più lei e Catrice quando voglio spendere meno. Quindi se avete qualche amica che sta per partire per gli Stati Uniti, io vi consiglio, datele questo compito, non costa tanto, costa 18 dollari, saranno una quindicina di euro, insomma, poco non è, però è anche vero che le matite per le sopracciglia durano mesi. Due prodotti bonus di cui volevo parlarvi sono il Kiko Eyebrow Designer, questo è il terzo boccettino che compro, non costa tanto, tiene le sopracciglia in piega per tutto il giorno, quindi è un prodotto che assolutamente vi consiglio. La chicca un po' più cara, io non ho provato ancora quello di Maybelline che è uscito per sopracciglia, perché ho questi due, quindi al momento non ho pensato di provarlo, però lo potrei provare se volete, è il Gimme Brow di Benefit. Questa è una chicchina, è un mascara per sopracciglia che per le mie sopracciglia, non va particolarmente bene, perché io, avendo proprio il buco da riempire, ho bisogno della matita. Se io non avessi bisogno, cioè se io non avessi il buco e quindi non avessi bisogno della matita quotidianamente, probabilmente mi basterebbe questo prodotto. È un mascarino che ha anche lui lo scovolino piccino, quindi vi permette, vedete, di fare anche la parte finale, e poi semplicemente va a intensificare quello che è il vostro colore di sopracciglia, ve le rende più folte, più lucide, più belle, riempie i buchini. È un gran bel prodotto, io ve lo dico perché l'ho visto utilizzato il giorno in cui io poi l'ho acquistato su una signora che era lì in negozio, che aveva le sopracciglia senza buchi, nel senso proprio solo un po' da riempire, e la ragazza le aveva messo questo. La differenza fra i due sopracciglia era veramente interessante, quindi questo è un prodotto chicchina che, se volete levarvi uno sfizietto, prodotti Benefit non sono economici, però se voi avete sopracciglia che sono già in ordine, diciamo non proprio schifose da dover rifare con la matita, ma solo un po' riempite, intensificate, questo è un prodotto che vi consiglio. Ho finito per il video consigli e sconsigli di oggi legato alle sopracciglia. Se avete consigli voi, scrivetemeli qua sotto, se avete sconsigli anche scrivetemeli qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!